Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Avete capito bene, oggi ci si allena come 9 volte campione del mondo. Per 12 ore di solito più o meno si dorme e si mangia. Per le altre 12 invece saremo qui alla Di Traverso School ad allenarci nel flat track. Anche se va molto di moda, io non l'ho mai provato, non so minimamente come si faccia. Quindi oggi siamo qui con il buon Marco Belli che ci insegnerà tutti i segreti. Ma prima di iniziare ragazzi, ve lo ricordo, iscrivetevi al canale, è gratis, non vi costa nulla e a me fa veramente tanta differenza. Bisogna essere in tantissimi, tra poco inizierà il campionato e le gare inizieranno dal 18 aprile, quindi tra pochissimo, iscrivetevi. Allora Marco, siamo carichi? Carichissimi. Pronti? Ready to go. Ready to go. Noi ci siamo visti un po' di tempo fa sul ghiaccio. Che mi hai già detto, mamma mia, mi hai già detto che qui godrò molto di più. Esponenziale. Oggi si gira in un ovale, quindi non è un circuito, e voglio chiederti rapidissimamente le differenze che ci sono tra queste moto, che per chi non è molto avvezzo sembrano delle moto da cross, ma in verità ci sono moto specifiche proprio da flat track. Specifiche da flat track, e perché molti piloti si avvicinano a questa disciplina per andare più forte anche sull'asfalto. Allora, moto, effettivamente la base di partenza è il classico o 250 o 450 monocilindrico da cross. Viene accorciata, viene ridotta la corsa, quindi il lavoro della sospensione anteriore, di conseguenza anche del mono posteriore, o tramite link o accorciando appunto la corsa per abbassare tutta la moto. Cerchio da 19 anteriore, cerchio da 19 posteriore, un pochino più di angolo di sterzo, ma soprattutto tanto gas. E quindi perché viene utilizzata così tanto? Perché è molto formativo, è una disciplina di base che insegna il controllo di base della moto, quindi l'aderenza, il limite dell'aderenza, la piega, quanto una gomma tiene, come rendere efficace il pattinamento, quindi la perdita di aderenza, in questo caso sull'elemento terra, ma riportabile tranquillamente sull'elemento asfalto. Bene, non ci resta che entrare in pista e farmi vedere un po' questi trucchetti e vediamo quanto faccio schifo, perché io non ho mai provato. Andiamo. Che figata! Dio! Tutto sotto controllo. No, ti ho visto subito scanelare. Cazzo! Seguimi, vieni un attimo con me. Se noi siamo qui rettilineo non ce ne frega un cazzo, tutti sappiamo andare okay. Giusto in posizione aerodinamica, curva. Se sono avanti, il mio peso è sicuramente lì davanti. Se okay. Vado indietro un pezzettino, il mio peso là dietro, e questo diventa completamente ingovernabile. Per poter essere così statico sul terreno devi mettergli sopra il più peso possibile. Il freno dietro non fa tanto l'azione frenante quanto più un'azione di posizionamento del posteriore. Ok. Ogni volta vengo punito immediatamente come questa volta, quindi perfetto. Vabbè, dita demolizione ha fratturato, ma poco. Per fortuna. Poco. Mi hai lasciato anche l'adesivo d'altra volta. Era per scaramanzia, ma è andata decisamente male. Abbiamo visto che funziona al contrario. Esatto. Comunque, a parte questo, nello strettino, tanta roba, abbiamo capito le prime cosine, però appena siamo andati nel veloce... È un'altra cosa. Ti sì, seguo sì. Entro uguale, poi tu fai... Così e io sono ancora lì mezz'ora. Bisogna riuscire a fermare la moto, ridurre tempo, spazio e rischio. Sì, che in teoria è come nella velocità, perché sì, un pochino con la mille... moto GP, no? Poca percorrenza, tac, ma tac. Tanto spigolo. Bene, quindi adesso riproviamo un attimo, abbiamo bagnato perché... Le condizioni migliorano con un pochino di umidità. C'è più grip, c'è molta più tenuta, devi spingere un pochino di più per far partire il posteriore. Ecco. Ecco. Vabbè. Tutto il l'adesivo. Thank you.
Bene, direi che le moto hanno dato, ci siamo ingarellati per bene. Direi che mi sono divertito un sacco innanzitutto. Ho visto, l'ho lanciata due volte. Ok, no, dai, poi vogliamo dire quanto sei andato vicino a lanciarla N volte. Quello, lo vedranno anche quello. Però diciamo che la di Traverso School in questo periodo è aperta. Assolutamente sì, a maggior ragione per gli atleti, quindi per gli allenamenti, che sappiamo che possono comunque muoversi. E io vedevo tutti questi arrangi che erano molto, come dire, sulle uova, guidavano con sensibilità. Ho detto, non stanca tanto. Ragazzi, sono finito. Massacro. Sono devastato. Anche cioè, perché alla fine ti risulta 20 metri di rettilineo, i quali subito sotto quella successiva. Sì. E poi c'è da dire che tra la pelata ai colli di paglia, ai seminanci, da una parte all'altra, un po' di polvere quella. Troppo, quindi ragazzi, se volete più informazioni, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, andate a dare un occhio perché è veramente troppo divertente. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao.